Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Ciao ragazzi, sono Energy e bentornati nel mio canale. Finalmente direi e benvenuti in questo nuovissimo video. Sì, allora, in questo periodo ammetto, sono molto assente. Ma perché è un periodo di transizione nella mia vita. Come ben sapete, quest'anno ho finito la scuola, mi sono diplomato. Quest'estate l'ho passata a viaggiare, a divertirmi, a passarmela più possibile. E devo dire che è stata una delle migliori estate di sempre. Però qua sul canale, appunto, anche di questi viaggi ho portato poco, niente. Perché ho voluto appunto godermeli al 100%, al massimo avevo fatto qualche storia su Instagram. Appunto, se non mi seguite, seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione diretto. Finita l'estate ho iniziato a lavorare, perché l'università, ragazzi, non fa per me. Non fa per me studiare, piuttosto appunto vado a lavorare. Sono andato a lavorare, sono veramente tanti anni che sono su YouTube. L'ho sempre detto, potrei magari allentare un po' con la costanza a discapito dei periodi, però comunque non smetto. Non smetto perché quest'oggi, come avete letto dal titolo, c'è una grande novità. La mia prima macchina. Ci tengo a dire due parole di premessa prima di iniziare con tutto quanto. Io ho 19 anni, la patente potevo farla già l'anno scorso, ma per motivi vari, tra cui aver poca voglia o non essere abbastanza stimolato, non l'ho fatta l'anno scorso, l'ho fatta quest'anno. Luglio ho fatto l'esame di teoria studiando, attenzione, il mio metodo non è da seguire, studiando questo fantastico libretto di autoscuola tutto intero, mai letto prima. L'ho studiato una settimana prima, un po' di capitoli al giorno. Insomma, sono arrivato a fare quiz, a iniziare a fare quiz, quelli completi, perché prima facevo quelli per argomento, 3-4 giorni prima. E sono arrivato il giorno prima che facevo 2-3 errori, che è tantino, per arrivare all'esame. E comunque avevo fatto pochissimi quiz. È andata bene, ho passato l'esame in teoria con 2 errori. Fatto sta che ho iniziato a fare le guide con l'autoscuola, le guide con i miei genitori. E proprio qua, ad inizio ottobre, ho appunto fatto l'esame di pratica. E devo dire che è andato a buon fine. E non ne sono finite qua le sorprese, perché chi mi segue su Instagram ha già visto qualcosa. Però c'è la novità della macchina. Sono molto contento perché è una bella macchinina, molto giovanile, sportiveggiante. Il resto è storia. Queste sono le chiavi e vai con il montaggio di presentazione. Romeo Mito quadrifoglio. No, quadrifoglio no, perché non è da neopatentati. Devo dire, sono molto soddisfatto. Molto bella, devo dire. Bianca con i dettagli neri, cerchi neri in lega, pinze rosse, interni sportivi. Cioè, il pacchetto è sportivo comunque. E pensate che in poco meno di 2 settimane con la patente ho fatto oltre 1000 chilometri tra lavoro e giri soprattutto. E sono qua per dirvi che ovviamente portarvi un video solo con io che parlo e con 2-3 montaggi della macchina manca qualcosa. Infatti, ora andiamo a Cortina. Allora, siamo in viaggio, autostrada A27 verso Belluno. E siamo in compagnia della puntola davanti che vedete, che è l'altra parte della compagnia. Sono in 5 dentro, noi in 2, hanno voluto così perché la gente doveva dormire in macchina. E nulla, siamo sparati in autostrada, abbiamo altri 125 km, 1 ora e 40, dice, ma sarà un po' meno. Non sono riuscito ad attaccare la GoPro perché la ventosa non funzionava,
quindi vediamo un po' come ci arrangiamo. Però comunque il viaggio procede bene. Nico, come stai tu? Bene, bene, tutto a posto. Tutto comfort. La musica c'è, la macchina va pieno di gasolio, quindi problemi penso non ce ne siano per adesso, speriamo neanche dopo. E nulla ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Siamo in galleria, adesso stiamo anche uscendo come vedete, e dovremmo essere a fianco al lago di Santa Croce. Dac, no, ci sono le frasche. Sono le frasche. Bello anche il paesaggio, molto lontanaro, devo dire. Cosa dici, li cacciamo un attacco a bordo? Ma certo che li cacciamo un attacco a bordo, e perlomeno li vediamo subito. Adesso lo inquadri benissimo che sta guidando. Adios. Vorrei ricordare che siamo entro i limiti di velocità e quindi sì, beh, gentilmente incomodato d'uso mio papà mi ha impestato il telepass, grazie mille. E così adesso al casello andiamo via dritti, senza rotture di scatole, di fermarsi, dare senza, i soldi, senza buttare giù la barra, senza buttare giù la barra. E andiamo dritti qua. Andiamo dritti, certo. Allora, a parte che forse freniamo un attimo. No, andiamo dritti noi, tranquillo. Vediamo un attimo se legge. Sì, eccolo, là, eccolo. Via. Eccolo. E di nuovo in viaggio. Allora, 30 km all'arrivo. Adesso siamo all'altezza di Maias, qua c'è scritto. E nulla, il viaggio procede bene, ci sono bellissimi panorami e si procede molto tranquillamente. La strada adesso dovrebbero cominciare i tornanti. Sbaglio una curvetta qua. Sappada Auronzo, Doppiaco Cortina. Noi andiamo a Doppiaco Cortina. Davanti abbiamo sempre l'altra combricola. Che cambia corsia, attenzione. Abbiamo anche noi la corsia. E giustamente per Cortina. E nulla, mezz'oretta siamo arrivati. Poi faremo un giro in centro, penso. Non so cosa faremo dopo. Penso mangiamo anche, perché dovremo. Io ho portato anche provviste nel caso magari ci rapiscono, roba. Abbiamo sempre da mangiare, davvero. Ho portato anche un pinotto, qualcosa. Cioè, nel senso, siamo attrezzati. Sì. Vestiamo Techno Dance. Salutate Fiori. Ciao ragazzi. Davanti abbiamo sempre Borto, il mitico. Abbiamo caricato due in più perché così lo alleggeriamo, che abbiamo la macchina un po' più dotata di cavalli qua, però abbiamo cavalli. Cavalleria pesante. Cavalli puledri proprio. Allora, siamo arrivati a Cortina da un pezzo. Ciao. Il posto, devo dire, magnifico. Non c'è neanche la nuvola. È un'emozione tornare a vloggare con la fotocamera. Sono qua con Borto, lo conoscete già. Eravamo qua per pagare i parcheggi. Abbiamo scoperto, cosa stranissima, però sono gratuiti a Cortina. Andiamo a chiedere i soldi, però. Andiamo a chiedere i soldi. Adesso facciamo finta. Comunque, Zemassa Sky qua, bisogna che andiamo via. Questa Sky dava 5 euro a testa. Poi 25 euro. No, non ci credo. 25 euro per 5 euro. Sì. No, beh, raga, parcheggiamo di in mezzo a strada. Andiamo, là, in rotonda, sopra la Iola, là. Se no, non devo pagare. Dai, 50 euro. Poi sono sono gratuiti, guarda, stranamente. C'è il cartello gratuito. Gratuito. Sono passati a 50 euro a niente. Siamo fermati su un ristorante, così ci cibiamo perché c'è fame qua ed è solo mezzogiorno. Voilà, abbiamo il piattino tipico, abbiamo polenta, funghi, salsiccia e formaggio fuso. Abbiamo pizze, cotoletta, insomma, tutte di più. Ma più che altro volevo assaggiare i funghi qua che buoni, che poi l'accompagni con un po' di formaggio fuso qua. Mamma mia, mamma mia. Sembra buono. Pazzesco, raga. Buon appetito. We'll be right back.
Con calma, come se avessi un Lamborghini, cazzo. Ma guarda, ma bello che si impegna a parcheggiare male comunque. Cioè, allora, siamo scesi fino al lago di Cadore ed è un posto un po' particolare questo parcheggio qua, perché intanto c'è una discesa a senso unico, perché vabbè, è strettissima e la strada è un po' una merda. Abbiamo scoperto che c'è anche la salita a senso unico, solo che è un po' un problema questa salita, perché non è che abbiamo 200 cavalli di macchina, abbiamo trazione anteriore e c'è una salita di 90 gradi praticamente. Quindi adesso, vabbè, intanto ci facciamo un giro. Però poi il problema è salire, ecco. Cioè, vedete come stanno salendo? Di cattiveria, di corsa. Il bordo invece guarda. Poi vediamo con le macchine qua come riusciamo a salire. Intanto ci ammiriamo il panorama qua, vediamo un po'. Che è sempre bello comunque. Guarda che altri. Cosa dici? Ci prendiamo un kayak a noleggio? Sì. Cazzo, un bel giretto qua. Che lago non so, dovrebbe arrivare fino a qua, però inizia da là, non lo so, vabbè, si è un po' asciugato. Cioè, per farvi rendere l'idea, cioè in questo punto dove sono, c'è la piattaforma galleggiante, quindi ci dovrebbe essere l'acqua, ma l'acqua inizia tra 20-30 metri. Cioè, è un po' un problema questa cosa. Adesso andiamo a vedere com'è presa la riva, però è un po' tristezza sta roba che l'acqua inizia, cioè, tanto giù. L'acqua arriva qua dopo una salita gigantesca. Molto brutta questa cosa, però comunque il paesaggio e la location è veramente top, devo dire. Allora ragazzi, adesso c'è la salita che avevo detto prima. Documentiamo tutto, vediamo cosa combiniamo. Allora, noi abbiamo la macchina più bassa, però abbiamo 10 cavalli in più. Vediamo come andiamo su. Più una persona in più, siamo in 4 contro i 3. Partenza. E partiamo contemporaneamente e ci schiaviamo. Sì. Via. Madre di Dio. Allora, vediamo con calma. Presa titanica. Va su, cazzo, veloce, sba. Adesso gratto? No, invece no. No, no, no. Andiamo su tranquilli in prima. Con calma si fa, sì. E via. Caga sotto, bordo. Dio, bon, si fa tanti problemi per niente. Allora sta bloccato là. Qua c'è il doppio senso, bisogna stare attenti. Dritti giù, morto va dritto. Oh, non va su in seconda, bisogna andare su in prima. Cazzo. In prima. Vabbè, dai. Siamo riusciti a fare quella roba. Ah, vabbè, che questa è ripidina, La prendiamo un po' in esterno. Lascia la coppa dell'olio. E andiamo. Adesso lasciamo giù la coppa dell'olio. Lasciamo giù la coppa dell'olio. Beh, questa è tutta a fare in prima, se è impossibile. Andiamo via con calma. Sì. Seconda va. Sì, qua sì. Però ovvio piano, perché non vorrei mai che venisse avanti qualcuno. Siamo in galleria, in chiamata con Andrea dietro, che lo vedete dallo specchietto retrovisore. Sì, ciao, sì, ciao. Sì, mentre che guido. Ciao. Guarda, è finita anche la galleria finalmente. Finita anche la galleria. Guarda, qua la strada su map è tutta dritta. E via, andiamo. Va bene, dai. Buona, dai, andiamo. Copate, ciao. Allora, c'è coda, ragazzi. Previsione, c'è coda. Lui parla di foto, siamo sempre in chiamata dietro come i CB, come i camionisti. Abbiamo 100 km scarsi. Sperando che ci si muova all'imbocco dell'autostrada, ma vediamo un po'. Ragazzi, coda per il telepass, attenzione. Andiamo via tranquilli, con calma. Bip. E ci siamo.
Allora ragazzi, abbiamo finito il nostro viaggio, siamo un attimo qua in rotonda per salutarci perché noi abitiamo vicini ma da diverse parti. E niente, vi ringrazio del video, spero che vi sia piaciuta la macchina. Dove era partito come un video di presentazione della macchina, si è trasformato in un vlog pieno di avventure, meglio così. E niente, e vediamo se mi ricordo ancora come si fa, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale. E niente, qua da Energy e tutta la Combriccola è tutto. Noi ci vediamo direttamente in un prossimo video. Ciao ragazzi, statemi bene.